Coordinare l'attività di raccolta dei dati per il censimento delle istituzioni pubbliche non è una cosa da poco, soprattutto per un'amministrazione grande come la mia, per esempio, il Ministero degli Affari Esteri, perché coordiniamo, diciamo, la raccolta delle informazioni di tutta la rete estera, quindi diplomatico-consolare. Immaginate che il coordinamento parte dall'intesa con le direzioni generali, i servizi, tutte le strutture competenti dell'amministrazione che devono, ciascuna per la parte appunto di competenza, interessarsi di coinvolgere gli uffici per raccogliere le notizie e i dati di tutte le sezioni che compongono il modello del questionario unità istituzionale. Poi andiamo sul campo e dobbiamo raccogliere le informazioni delle oltre 300 sedi all'estero. Quindi l'impegno è un impegno effettivamente gravoso per l'amministrazione, coinvolge uno staff, una squadra di persone che lavorano in stretta collaborazione, con l'obiettivo, l'intento e il grande risultato di poter condividere le informazioni a livello globale in qualche modo e soprattutto poter fornire un servizio così importante al Paese che attraverso l'Istat raccoglie le informazioni di tutte le amministrazioni centrali, locali, grandi o piccole che siano, per poter mettere a sistema tutto un set di informazioni riguardanti il censimento delle istituzioni pubbliche, nella fattispecie, che è veramente molto molto importante per l'attività di tutti noi. Coordinare l'attività